I lavoratori del servizio di igiene ambientale sono scesi in piazza in tutta Italia per chiedere il rinnovo del contratto. I sindacati, dopo 27 mesi in cui non si è trovato un accordo, hanno interrotto le trattative. Per le parti sociali, le aziende, sia pubbliche che private, stanno puntando a precarizzare i rapporti di lavoro e ad abbattere i costi senza tenere conto delle professionalità degli addetti. I sindacati vorrebbero invece modificare le condizioni di lavoro per tutelare la salute degli operatori e per arrivare ad un accordo che sviluppi maggiormente il welfare contrattuale e le varie indennità. Lunedì mattina a Pavia, CGIL, CISL, UIL e FIADEL hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura. Sì, lo sciopero di oggi è sostanzialmente per il rinnovo del contratto. Abbiamo un'adesione che supera il 90% in provincia, almeno questi sono i dati che ci arrivano in questo momento, quindi siamo soddisfatti per l'adesione. Andremo avanti in questa lotta, che è una lotta di civiltà, perché comunque il contratto che ci propongono, la piattaforma che ci propongono i datori di lavoro è una piattaforma che bisogna respingere assolutamente, perché ci arretra e nega i diritti che invece adesso sono stati conquistati col vecchio contratto che è assolutamente da rinnovare. Noi continueremo a lottare perché non molliamo, non vogliamo che nascano questi nuovi padroni, perché è assolutamente assurdo quello che sta succedendo. Un contratto fermo da 28 mesi, ne va di mezzo la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie. Sì, ci troviamo sul piano nazionale a difendere i diritti che oggi qualcuno vuole calpestare. Nello stesso tempo è un contratto che era fermo da 12 mesi, è arrivato a 27 mesi, anche perché ci siamo trovati davanti a una pandemia che tutto il territorio nazionale ne è stato colpito. Nello stesso tempo abbiamo dato sempre tutto quanto, gli operatori hanno dato i servizi essenziali, hanno garantito tutte le tutele, lavorando anche tante volte in sistema che non era del proprio in sicurezza, però hanno garantito il tutto, e oggi ci troviamo qua a far sì, a grande voce, di chiedere questi diritti che vengano sottoscritti e che nello stesso tempo la parte datoriale deve anche cercare di capire che non gira sempre come dicono loro. 27 mesi di latenza contrattuale, 18 punti attualmente alla discussione del governo, ne è stato esaminato parzialmente uno. Abbiamo lavorato in pandemia, ci siamo sacrificati, abbiamo rischiato per le nostre famiglie anche, oltre che per noi stessi. Purtroppo i risultati ci vedono qua sotto l'acqua fino a qualche minuto fa, per poter affermare un diritto e difendere un contratto che è uno dei migliori, che è stato costruito nel corso di anni con intelligenza e con disponibilità dalle parti sindacali, ma anche dalle parti datoriali, che ora fanno questa marcia indietro a favore di un contratto squalificante e che finirà per invalidare tutto il nostro sacrificio.